Un disastroso sabato 14 maggio porta, dopo tanta fatica, pessime conseguenze sulle residue speranze di salvare il salvabile nel contesto di una stagione da dimenticare prima possibile. Il primo dato, che si aggiunge alle 7 retrocessioni su 10 squadre nazionali targate Abruzzo, ha a che fare con l'ottavo addio, quello della Teatina che, proprio nel turno più importante, mette in campo una allucinante prestazione a Jesi dopo aver largamente fatto a pezzi le marchigiane appena pochi giorni prima. Biesto e compagni perdono 3-0, poi, avendone diritto, anche il Golden Set scivolando in B2. Ciò che fa più male però è il modo, senza lottare, senza mai dar segni di vitalità e voglia di rimonta, come tante volte han saputo fare maestosamente in altre circostanze. Risaliamo categoria genere perché almeno qui c'è il profilo della Speme. L'Abba Pineto cade rovinosamente a Prata in gara 1 di finale per salire in A2. Si rivedono i segni del periodo no, crollo inevitabile in Friuli. Incommentabile il match, fatta eccezione per la seconda buona frazione e qualche occasionale scorcio di qualità. Un'involuzione spiegabile dopo i recenti exploit, tant'è, basta così. Tutto rimosso e via col pensiero a gara 2, in programma domenica 22 alle 18 al Pala Santa Maria, ingresso ancora 1 euro. Tutti insieme, atleti e tifosi, appassionatamente, come si dice, per andare alla bella, pur se nel profondo nord, giovedì 26 maggio. Infine B2 femminile, ecco lo sfortunato Teramo che in gara 1 di finale nel girone A3 in un torneo all'italiana cede al Cabiate per 3-0, ma 2 volte a 23 i parziali. In coda una gara di sofferenza con le tante, troppe giocatrici acciaccate a dir poco. Un gran peccato al di là del valore delle comasche. Resta accesa una fiammella di fiducia per gara 2 in programma sabato 21 a Ponte San Nicolò nel Padovano. Conta solo vincere col massimo dei parziali. Comunque vada, per il sestetto dell'accordo, solo un fiume di applausi.